E siamo Francesca e Marco, vincitori, non idonei, ma vincitori del concorso PNRR del 2023, quindi quest'ultimo concorso che si è svolto. Al momento attuale però ci ritroviamo in una condizione assurda. Abbiamo un contratto a tempo determinato, non siamo stati ancora pagati, il nostro primo mese di stipendio ancora non ci è stato dato. Abbiamo un iter lunghissimo da dover affrontare per ottenere il ruolo. Dobbiamo svolgere il corso abilitante in quest'anno a nostre spese, tra i 1.500 e i 2.500 euro, affrontando tematiche e verifiche già affrontate durante il concorso. L'anno prossimo, forse, superando il concorso abilitante, avremo il contratto a tempo indeterminato, ma dovremo ancora superare un anno di prova. Questo slittamento dell'anno di prova ha portato a un aumento del vincolo di sede di un altro anno, quindi 4 anni vincolati nella stessa sede. In conclusione, dopo 7 anni di insegnamento, dopo un concorso nazionale che ci ha portato per il momento ad avere solo un contratto a tempo determinato, dopo il percorso abilitante che dobbiamo ancora effettuare e dopo un anno di prova, forse finalmente saremo docenti di ruolo. Inoltre volevo dire che abbiamo superato il concorso PNRR per la classe di concorso A008. Adesso il problema è che il Ministero non ci ha ancora dato direttive su questi famosi 30 o 36 crediti che dobbiamo prendere. Quindi abbiamo iniziato la scuola e non sappiamo nulla. Dobbiamo insegnare, stiamo facendo praticamente un buco nell'acqua, perché quando ci danno direttive, anche pur pagando i 1.500 o 2.500 euro, quando ci diranno cosa dobbiamo fare per questi ulteriori crediti, 30 o 36 crediti, questo noi non lo sappiamo, è ignoto, a noi c'è ignoto. Poi l'assurdità, come dicevo prima, è che dopo aver superato un concorso nazionale, io non ricordo altri esempi di superamenti di concorsi nazionali che hanno portato a un contratto a tempo determinato e a un pagamento di un corso abilitante a proprie spese. Qual è il senso poi di dover frequentare un corso abilitante dovendo riaffrontare le stesse tematiche del concorso già superato? 24 CFU, abbiamo già fatto 24 CFU, abbiamo fatto pedagogia, metodologia, eccetera. L'abbiamo ripetuto per il concorso che abbiamo vinto e adesso per la terza volta dovremo fare cose praticamente analoghe anziché essere liberi di insegnare. E poi chiediamo che questo anno a tempo determinato non sia vincolante, cioè ci sia la possibilità di chiedere la mobilità per i prossimi 3 anni.